Allora ragazzi, piccolo spezzone iniziale perché quando ho fatto il video, ho registrato il video, non ce ne eravamo accorti io e mia madre. Comunque, sopra la confezione c'era questo dépliant e qui dietro spiegava tutto quanto cosa c'era nel pacco small, nel pacco normale e nel pacco premium. Ovviamente lo spiegava in inglese. E niente, così ve lo potete vedere. Qualora siete interessati, quando andrete sul sito vedrete cosa c'è e cosa comprarvi. Io comunque avevo il pacco premium, quindi avevo tutto quanto. E niente, buona visione. Stiamo? Cominciamo a ridere. Ci stiamo, che dici? Namo. L'inquadratura va bene? Siamo su due. Che ne vado a fare? Un po' più di qua, due più di qua. Aspetta, così? Vai. Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, qui è Jason e io ne siamo in compagnia di nuovo di mia madre. Ciao. Quest'oggi non stiamo facendo una challenge, semplicemente mi sono fatto mandare da una compagnia un bel pacco. Il pacco, Un pacco che si chiama Tokyo Treat. Troverete tutto in descrizione, dove acquistarlo, cosa fare, cosa dire. E me lo sono fatto mandare perché volevamo sperimentare della roba giapponese. I classici snack che vedi che hanno tutti i disegni strani o roba strana. Noi ci abbiamo già sbirciato. Abbiamo visto dei Pikachu, abbiamo visto dei Doraemon, abbiamo visto un sacco di roba. Adesso ve la mostreremo. Speriamo che sia buona perché ancora non abbiamo assaggiato niente. Prego Valletta, vuole aprire? Ma andiamo così proprio quello che sta più in alto o quello che ci convince di più? Questo qui, facciamolo prima vedere, no? Sembrerebbero patatine perché vedete questo qua in alto? Sembra una patatina. Est, proprio un est. Ma ci stanno le istruzioni dietro. Sì, chiaramente ragazzi, poi ci stanno anche le istruzioni che ti dicono di cosa è fatto, no? Leggete bene gli ingredienti, le istruzioni, perché quella è tutta roba che si capisce. A lei il primo. Prego. Questo tipo alco che è il curry? Sì, sembrerebbe. Pollo al curry. Questo è buono. Questi sembrano i puff però al curry. Dice ci abbiamo qualche malattia. Ci Spero di no. spunta un altro braccio. Oh, però sono buoni. Tieni qua da parte che le usiamo per rifacci la bocca. Cerchiamo il dolce. Allora, non lo so. Questo è il prossimo che andremo ad assaggiare. Non mi chiedete cos'è. C'è anche una faccina molto incazzata con gli occhiali dietro. Questi sono gli snack. Questi. Io stasera è sabato. Questi stasera ci esco con questi. Vedi? Partecipi i tuoi amici. Stasera questi li porto e li mangiamo insieme. Prego, tenga uno. Ma cos'è? È andata giù. Non dico che è buono. Però nemmeno faceva schifo, È quindi mangiabile. passiamo da bustina in bustina. E questo sembra. Abbiamo trovato Gigi la Trotta. Versione giapponese. Eccolo qui. Questo è chiaramente un Gigi la Trotta. Vi ricordo che per comprarlo sta in descrizione. Almeno potete assaggiare anche voi queste delizie. Vabbè, fino a mo' non abbiamo vomitato, quindi è buono. No, va giù. Dio, questo qua non c'ha buste su buste. Ma questo cos'è? Ma cos'è? Oddio, sì, è liquido, è buono, Sono ostie, sono delle è buono. Mo' va vicino, C'era quest'ostia qui. C'era questo sacchettino qui. E dentro c'era un liquido che va messo sull'ostia. E è salatino. Salata. Sì. Vuoi scegliere tu? Andiamo. E nulla, sono un pezzo che... Ah, ci sta anche una porzione. Classici, no? C'è anche una porzione di noodles che non ci mettiamo qui a cucinare. Ve la Fammi faccio solo vedere. vedere. Oh, mia madre vuole queste. Eccole qui. Coco. 12 pezzi, ne dobbiamo mangiare almeno due a testa, perché uno rosa e uno bianco. Questi sono buoni, Buono. questi sono buoni. Mi sembrano molto marshmallow Panna e a me. fragola. Guarda quanto cioccolato hanno sotto! Sono cioccolatini proprio. Guarda! Noi ci vede bene. Guarda quanto cioccolato c'hanno sotto! Buono! Niente cioccolata!
fino a un momento sia il pezzo migliore insieme alle patatine. Doraemon è dolce. Sicuro. Vai. Iniziamo con i pezzi forti qua, Doraemon. Bigliettino chiarissimo. Che di. È un adesivo. C'era questo dentro. Se qualcuno lo decifra, dietro c'è anche Doraemon, ditecelo. Contenuto è questo. Pallette di cioccolata con dentro sono patatine. Ma come patatine? Non state sì. I puff. Sei puff. Buoni. Sì. Sfiziosi. Uno tira l'altro. Poi ce ne finiamo. Tutto buono. Ci stanno descritti i gusti dietro. Ah, che dietro mia madre dice ci stanno giustamente descritti i gusti. Oddio, sono storte. No, era dritto. Mamma, perché fai cadere tutto? Sei tu che lo apri all'oroe. C'era scritto chiaramente che era questo la dritto. Se li giro come cascano tutti, quindi accontentatevi. Questo non mi piace. Provo un altro gusto. Quello che c'ho io, sì. Buono. Questo non so se è bianco o rosa. Quello è fragola. Quello invece non lo so. Quello è fragola. Andiamo avanti. Cioccolato con vari gusti. Ci stanno vari gusti dentro. E io ho capito solo il fragola ed era buono. Gli altri non mi piacevano onestamente. Questa penso sia la confezione più semplice che ci sta nella scatola. Tutte le altre erano molto complicate. Questo invece finalmente si capisce perché ci stanno delle ciliegie sopra. E sono dei quadratini rosa. Allora, questo è tipo beauty, no? Tipo scatolina che tu ti puoi portare in giro. E ora la apro così. C'è uno stuzzicadenti dentro. Con questo qui, poi uno fa pack e sa via. Capito, figo cotoletta? Sono morbide. No, sono gommose. Sono di poco. Troppo piccolo. Così. No. Due insieme. Adesso sente in doccia. Se le mangi tutte insieme si sente. Allora ragazzi, dentro questa confezione c'era anche una lattina. Ok? C'era questa lattina. Che essere carina è carina. Però non sappiamo cosa c'è. No. Oddio. Questo no. Questo non mi convince. Preso il bicchiere, eh? Vai, versa. Oddio, è bianca. Oddio, ma cos'è? Ha un colore che... Allora, mi sembra tipo mezza gassosa, mezza... No, più forte però della... Sprite! Sprite. Non mi piace, però... È una bevanda dolce comunque. È dolce. È dolce, molto dolce. Boh. Indefinita, questa è indefinita. Gli altri abbiamo all'incirca capito tutti quanti cos'erano. Questa è indefinita. A chi piace il dolce è buono. Passiamo a tre... dolci, penso. Fanno parte tutti della stessa famiglia. Dolci. Che guardate i disegnini, sono molto carini. A me queste cose sono invitanti perché sono i carini disegni, no? Io. Cos'è? È un puff lungo. Oddio, salato. Quello cos'è? È salato pure. È pesce? È pesce! È il mangime dei pesci! Sarà un bastoncino di pesce. Ah, ferma! Sto ci prendo questo, è un puff dolce. Ormai. Pesce. Po' pesce. Allora, mangiate questo dopo. Beh, non è malaccio comunque il puff al pesce. Quello è dolcissimo. Vabbè, è uguale solo che è giallino. Nero di seppia? Il sapore sembra buono però. Cioè, l'odore. Questo è nero. Senti l'odore buono. Questo è strano ma è il più buono dei tre secondo me. Non lo so, non lo so cosa sia. Con caramelline tonde queste.
C'ho qualcosa dentro. No, non fa così. Ma cos'è? Bevi. Il patto è strano perché sono quelle cose che friggicano. Mamma mia. Ultra dolci. Mamma mia, effervescenti. Pigne. Pigne. Con confezione triangolo a pigna. Per la confezione innovativa ci siamo. Che poi da triangolo tu l'apri e diventa quadrato. Sì, stavo dio, sembrano degli alberi di Natale. E biscotto col cioccolato sopra. Approvai. Direi micado, però non so micado. No, quella si fa con i salati. Ah, ok, però. Basta un cibo. Quelli salati. Che c'è? Vai. Crea che la bastoncina, vero? Vai. C'è anche questo dentro che è da solo. Penso che sia una gomma, onestamente. Quindi non l'aprirò. La mangerò con calma dopo quando esco. Allora, mancano le ultime due cose. Una è questa qui, che sono dei funghetti allucinogeni. So da fa, sì. Ma vai, vai. Ecco perché ci stanno le istruzioni. Non le possiamo fa. Questi probabilmente vanno pure in frigo. Allora, questi li facciamo vedere. Poi un giorno ci farò le foto per Instagram. Allora, questi sono i bastoncini. I biscotti. I biscotti. La stecca, diciamo. Questo è lo stampo e questo sono la cioccolata che dovrete mettere. Dovete mettere dentro lo stampo. Pezzo forte invece della scatola, della serata e di tutto quanto. Che dovrebbero essere anche queste patatine, o almeno questa sembra una patatina. È Pikachu. Eccolo qui. La cosa figa è che la confezione è tipo una sfera poké rettangolare, poligonale, qualcosa. Fammi aprire la sfera. C'è anche il minigioco! Wow! C'è anche qualcosa dentro! Ah, ecco! Qua dentro infatti diceva che c'era una figurina, un qualcosa! È l'adesivo di che? Di Mega Gyarados! Ah, ok. Sono dolci. Questo è chiaramente un Pikachu. È la vaniglia. Vaniglia. Ricapitolando che i più buoni a nostro parere sono questi di Doraemon, di puffo al cioccolato in pratica, questo di dolce e anche i primi, le patatine al curry, sono le più buone. Quindi noi vi salutiamo, mi raccomando, lasciate tanti like, commenti, fateci sapere se il prossimo lo devo comprare perché non so se me lo mandano un altro per farvi altri video. Noi ci vediamo al prossimo video. Da lì sopra. E alla prossima, ciao.